We're here today at the Imola Formula One race course. The Imola is only 3 hours drive from the Castelli headquarters, so it was easy for us to come down here and check out the course together with a couple of friends. As we all know, the 2020 UCI Road World Championships were supposed to take place in Martinique in Switzerland, next to the UCI headquarters. But due to Swiss government rulings, the UCI had to find a different venue for the Worlds. And that then ended up being here in Imola, but also finding a course that will be very similar to the one in Martinique, a course for climbers and pure punchers. Looking back at the history books, it's the second time that Imola hosts the World Championships in history. First time was 1968, where the race was won by Vittorio Adoni, beating Herman van Sprinkel from Belgium by almost 10 minutes. The Dutch female cyclist Katie van Doornenaak won her first of two rainbow jerseys in her career right here at Imola in 68. Io mi sono innamorato del ciclismo qui, proprio in questo circuito, nel 1968, quando mio babbo mi portò a vedere quel campionato del mondo vinto da Vittorio Adoni. E quel giorno ho deciso che da grande avrei fatto il corridore. Io la prima volta che nella mia vita ho fatto una salitella in bicicletta è stato sul circuito dei Tremonti, perché il mio parroco, il 25 aprile ci portava in bicicletta da Solarolo, il mio paese, a Bergullo, proprio sul circuito dei Tremonti. E io a 11 anni, per la prima volta nella mia vita, ho fatto una salita. Quindi tu puoi immaginare cosa possa provare io a fare un campionato del mondo da CT qui. Facciamo un chilometro dentro l'autodromo, in pianura, poi usciamo e comincia questa salitella di 3,5 km verso Bergullo. È una salita molto semplice, nel senso che a ruota si può stare bene perché va su dal 2, 3, al massimo 5-6%, ma ci sono anche dei tratti di pianura. Arrivi a Bergullo al 5° chilometro, svolti a sinistra, quella ripida discesa al 20%, sono 300 metri, si chiama la Lola. Cioè, qui ogni stradina ha un nome. Poi hai ancora 1,5 km di strada che tende a scendere, strada abbastanza stretta, e dopo un ponticello comincia la salita di Mazzolari. I primi 1000 metri al 10-12% e dopo diventa più facile. The first climb Mazzolano is 2.8 km long with an average gradient of almost 6%. With the first kilometer being 9.6%, maxing out at 13%, making it a perfect launch pad for attacks. Mazzolano, sei al 9° chilometro del percorso, poi si scende velocissimi, 80-90 all'ora, e arrivi a Riolo Terme. Trovi un po' di pianura, poi c'è un rettilineo in leggerissima salita, dove tra l'altro ci sarà una zona rifornimento, è uno dei pochi tratti pianeggianti del circuito. E a quel punto fai questa salitella iniziale, svolti a destra e comincia la salita di Galisterna. La strada è molto stretta, asfaltata di nuovo, e dopo questi 800 metri trovi il tratto più difficile del circuito, 1300 metri. Questa strada che sale proprio sulla montagna con delle pendenze veramente toste. Cimo Galisterna is a 2.7 kilometer climb with an average gradient of 6.5%, where the middle section all the way to the top is close to 11%, with maximum hittings on around 40% gradient. So it's probably also from here, knowing that it's only 11 kilometers to the finish down in Imola at the race circuit, it's probably here that the race could be decided. Ma la particolarità è che quando su arrivi in cima hai ancora un tratto di salita facile, ma non c'è subito la discesa. Ci sono 3 km di strada stretta, ma un po' di su e giù. E c'è un altro strappo di 500 metri, abbastanza tosto,
c'è una discesa velocissima dove praticamente non tocchi mai i freni, fai una curva in discesa, fai un altro strappetto e entri all'autodromo a 3 km dal traguardo, alla variante alta. A quel punto svolti a sinistra, fai la discesa delle acque minerali, una salitella leggera, poi la discesa veloce della Tosa e quando arrivi alla Tosa, là in fondo, 1,5 km di pianura e arrivi qui al traguardo. Both the men's and women's race will start and finish in the Imola Formula One race circuit. The men will do 9 laps of the circuit with almost 4,950 meters of climbing. The women's 5 laps with 2,750 meters of climbing. Sai, io credo che l'ultimo giro sarà davvero molto molto selettivo perché avranno nelle gambe 250 km, 4.500 metri di dislivello e sai, 260 km sono tanti e soprattutto con questo dislivello. E tra l'altro la salita di 2 km 700 metri con questi 1.300 duri è lunga, alla fine ci saranno differenze e secondo me se uno arriva in cima anche con 15-20 secondi potrebbe arrivare anche uno da solo. È un percorso non per scalatori puri, perché quando affronti salite dove lo sforzo è di 5, 6 o 7 minuti cambia tutto. E quindi corridori come Alaphilippe, che hanno un fuorigiri straordinario, lo stesso Van Aert è impressionante, sta andando davvero forte, vince le volate, tira in salita e quindi su un percorso del genere è davvero un uomo molto molto pericoloso. Yeah, I think the road race is going to be pretty epic. I had a good look at the second climb yesterday and today. Just going to our accommodation and there it's brutal. I think probably you're going to be looking around maximum of 30 finishes probably. Well, the worlds are like that anyway, but I think 500 meters lap climbing and it's just going to be crazy and if they get some fans out and it's going to be a good world, it's going to be interesting. Good to sit back on the couch and watch that one. The Sanremo 4.0 speed suit is the fastest one-piece aero suit ever made for road racing and when pushing for the line of glory. Thanks to the CFD-based seaming and wind tunnel selective fabrics, this Sanremo suit can save you 24 watts compared to a standard cycling jersey short combo at 40 kilometers an hour, which roughly translates into 90 seconds saved over a 60-minute effort. So a key piece for the World Championships distance of 258 kilometers. Gli azzurri useranno il body Sanremo perché è aerodinamico, perché ti dà la possibilità di guadagnare anche qualche watt. Su un percorso del genere è fondamentale, ma soprattutto ti dà una vestibilità straordinaria. E negli ultimi anni gli azzurri hanno tutti usato il body Sanremo. The 2020 World Championship course will be a very hard one, maybe one of the hardest in history, but it's also going to be a very spectacular one to watch.